Gentili telespettatori, benvenuti alla struttura di Marano, la di scena, la prima gara stagionale tra le mura amiche. Si tratta di Coppa Italia, l'Eracle, Città del Golfo, debutta contro il Città di Colleferro, gara di ritorno. Sarà una gara particolare perché in realtà l'Eracle è fuori casa, ma ne parleremo poi nel corso della nostra cronaca. Chi vi parla è Giuseppe Capuano, le immagini sono curate da Tiziana Palombi, accanto a me Francesco Di Luna, per una gara che vede partire il Colleferro in avanti di 4 gol contro i 3 dell'Era, che è un Colleferro che ha disputato in trasferta la gara di andata, quindi sicuramente l'Eracle dovrà cercare dei gol, ma gol importanti, perché in questo caso l'Eracle è la squadra in trasferta. Mentre il direttore di gara, arrivato con un bel po' di ritardo, è lì a lanciare la monetina, andiamo a scoprire le squadre in campo. La squadra ospite del Colleferro con il 13 Piacentini senza numero, De Santis, 11 Padovani, 7 Graziani, 8 Campalati, 6 Chiapparelli, 96 Caringi, 32 Cacciotti, 22 Merlo, 21 Misseri, allenati dal signor Andrea Tomassi. Dall'altra parte l'Eracle con Petrella Repali, 23 l'altro Petrilla, Paolo, 2 Francesco Valeri, il capitano, 3 Valente Danilo, 5 Antonio Ferrara, 6 Giovanni Treglia Ruben, col 7 William Monaco, con l'8 Antonio Colacicco, 9 Yuri Mella, 10 Daniele Riso, 19 Giuseppe Supino e col 27 Michele Corrente. Assente squalificato il mattatore della gara di andata, Corona in tribuna, vista la squalifica rimediata sul campo per doppia ammonizione. Staremo a vedere. Innanzitutto, Francesco, presentiamo questa gara. L'Eracle, ironia della sorte, debutta in casa da squadra esterna. Certo, salve a tutti innanzitutto, e sicuramente oggi l'Eracles dovrà mettere in campo tutte le proprie qualità per portare a casa il passaggio del turno e quindi dovrà vincere con almeno 2 gol di scarto. E assisteremo sicuramente a un bel match. Tanto c'è già il quintetto: Riso, Mella, Corrente, Petrella e Treglia, più o meno come avevamo delineato noi in fase di fantacalcio, no? Abbiamo previsto una situazione del genere. Ci sarà un minuto di silenzio, tanto già pronta anche la squadra del Colleferro sul campo. Il direttore di gara va a testare la situazione delle reti e noi siamo pronti ad affrontare innanzitutto il minuto di silenzio. Ci attendiamo sicuramente un Eracle più frizzante in questo inizio di gara. Il duo Macari Treglia sicuramente hanno progettato questa gara proprio in virtù della gara di andata. È stata una gara dove l'Eracle ha sbagliato tanto sotto porta, ha mangiato tanti gol e soprattutto è andato sotto tra le mura amiche ipotetiche. Certo Giuseppe, subito a inizio gara capiremo se il Colleferro cercherà di gestire il pallone per difendere il risultato per adesso positivo a suo favore, e sicuramente l'Eracles invece cercherà subito di portarsi in avanti per accorciare le distanze e portarsi in vantaggio. Tanto è un po' macchinoso il direttore di gara prima di iniziare la contesa. Colleferro che sicuramente manda in campo Misseri col numero 21, col numero 7 Graziani. Questi sono i giocatori che possiamo già vedere. Poi il completa la rosa, il numero 22 Merlo, il portiere dovrebbe essere Piacentini, e poi col numero 11 Padovani. Bisogna mettere le canotte in panchina per l'Eracles, si inizia in questo momento. Canotte in panchina, vista la maglia bianca del Colleferro, inizia a giocarla Riso, cerca Corrente. Treglia alza il pallone a cercare Corrente, la palla sfila fuori. Un Colleferro che ha subito dimostrato di essere una squadra pronta a ripartire. Si giocherà almeno nella prima frazione di gara come contropiede a tutto spiano per il Colleferro. Certo, vediamo subito la prima gestione del Colleferro, che cercherà in tutti i modi di mantenere il più possibile il possesso del pallone. Sicuramente ogni pallone recuperato dall'Eracles verrà gestito per andare a combinare qualche azione in attacco, sicuramente con Mella, Corrente e Riso. Tanto c'è stato questo tiro di Graziani fuori, spedito al lato dalla difesa dell'Eracles. Tanto fa girare palla il Colleferro, Padovani all'indietro a rifugiarsi tra i piedi di Merlo. Buona la rottura di Corrente, cincischia un po' con il pallone, poi la gira sul Riso, all'indietro Riso a cercare Mella. Mella un po' in affanno su questo pallone, riesce a sbrigare la matassa. Treglia, ancora Riso. Riso, giocatore di altre categorie, ha portato lo scorso anno al Cassio, l'ex Cassio, quest'anno in forza all'Eracles. Un Eracles che ha rifiutato
il traguardo raggiunto. Intanto bello questo taglio in mezzo all'area, non risponde presente corrente in questo caso, diciamo un Heracles che ha rinunciato alla Serie C1, si ritrova a disputare questa Serie C2. Intanto bisogna asciugare il terreno di gioco, non è facile saltare di categoria nel calcio a 5, Francesco, anche perché tra la C2 e la C1 c'è un abisso praticamente. Sicuramente in questa partita ci sono giocatori come Riso, appunto, che sono di un livello superiore. Abbiamo visto subito un Heracles a trazione anteriore, infatti prima palla di Riso per corrente che non è arrivato al tiro, ma subito un Heracles all'attacco. Tanto tutto fermo, bisogna asciugare il terreno di gioco. Una nota di colori, il direttore di gara ha fatto cambiare le canotte per il Colleferro perché erano rosse come quelle della squadra di casa, quindi si dovrà giocare con le canotte gialle. Intanto c'è un problema con il timer del Palavendola, no, del Palavendola, qui ho un piccolo lapsus del pallone di Maranola, perché in realtà qui si giocano 30 minuti effettivi, non si blocca il tempo, quindi non so il direttore di gara come avrà ragionato. E poi non si parte da 28 a 51, ma si parte direttamente, forse è rimasto fermo lì, è solo il punteggio. Vabbè, torniamo sul tappeto di gioco, che è meglio. Tanto pallone è buttato via dal Colleferro, buono il pressing alto dell'Heracles, si torna da treglia. Porta alto il pressing il numero 21 Misseri, lancia avanti Mella, subito aggredito da Padovani, non riesce a far filtrare il pallone, tutto chiuso, Mella in qualche modo riesce a liberarsi, buono il passaggio lungo fascia, Mella è riuscito a stare in piedi e a lottare su questo pallone, ma non ha imbeccato il compagno. Ha fatto un lavoro duro, un lavoro da attaccante, ha ricevuto il pallone, lo ha protetto fino alla fine, ha cercato il compagno, ma il pallone è finito in fallo laterale a favore del Colleferro, che adesso continua a gestire. Padovani, giro palla, favorisce alla fine Treglia, Treglia potrebbe anche tentare, bello il passaggio in profondità dove Riso questa volta non riesce a rispondere presente, ma è la seconda occasione in cui l'Heracle taglia in due la difesa del Colleferro. Sì, l'Heracles, come abbiamo visto, subito cerca azioni manovrate, subito dopo varcato il centrocampo fa dei passaggi a tagliare la difesa con imbucate da una parte di Riso e dall'altra di Michele Corrente. Padovani intanto ha problemi sullo smistare il pallone, riesce a trovare un cliente in Merlo, lancia in avanti, buono lo stop di Graziani che in qualche modo riconsegna il pallone al compagno. Graziani, dai, vai sul posto praticamente, poi lancio lungo, predica nel deserto in questo caso il Colleferro. Si fa sentire il signor Tomassi. Tomassi, allenatore del Colleferro. Città del Colleferro che gioca nel girone B, mentre la squadra della città del Golfo gioca nel girone A. Quindi questa è l'unica gara che vedremo da queste due formazioni. A terra Daniele Riso. Tanto Francesco, dobbiamo spiegare il fatto che l'Heracle debutta in casa, ma in realtà è in trasferta. Certo, c'è stata una richiesta da parte dell'Heracles per giocare questo match a campi invertiti, quindi l'Heracles che ha perso 4-3 a Colleferro in realtà in questo caso sulla carta ha perso 4-3 in casa, mentre oggi gioca teoricamente a Colleferro mentre siamo a Formia. Un po' strana, è un po' anomala come situazione, però fatto sta che in un'economia che dovrebbe tener conto dei gol fuori casa, al momento il Colleferro è indietro, è in avanti praticamente nel gol fuori casa. Certo, perché in questo caso appunto è come se avesse vinto 4-3 fuori casa e quindi ha un netto vantaggio sull'Heracles che dovrà vincere senz'altro di almeno due gol di scarto per passare il turno. O di un gol di scarto nel caso in cui si superi il 4-3 questa volta a favore dell'Heracle. Scauri, Città del Golfo, viene da chiamarla ancora Scauri, perché giustamente questa nuova formazione di quest'anno ha preso un po' di quel DNA dell'Heracle. Intanto Mella prova a impattare, si chiude bene con Colleferro con un pallone al lato. Sono passati 6 minuti dall'inizio della gara, si è giocato poco. Treglia per corrente, ancora nessun cambio però dalla parte dei due allenatori. Riso all'indietro per corrente, recupera metri il Colleferro che però
tende a non dare ossigeno ai giocatori in maglia biancorossa. Corrente riesce per un attimo a far filtrare, non lo va a fare. Merlo si ferma, si libera dell'avversario. Il tiro, Petrella risponde presente. Difficile del portiere in questo caso rispondere subito presente, rischi di bloccarti un po'. Certo, si è fatto trovare pronto il portiere Petrella, che su un gran tiro ci ha messo i manoni e ha protetto il risultato. Sicuramente sarebbe subito l'inizio in salita per l'Heracles, andare in svantaggio anche quest'oggi, però per adesso sta gestendo bene. È un Colleferro che si tiene alto, non lascia ossigeno, stessa cosa fa l'Heracles, pronta a ripartire come in questo caso, si lotta su ogni pallone. Esce bene adesso Merlo, palla a piede, prova a puntare addirittura Corrente, buona la sua cavalcata sulla fascia, poi si ferma un po', arriva il raddoppio, pallone fermato per lui. Vediamo un Colleferro che ha difficoltà a gestire il pallone, fino a questo momento ha giocato principalmente di ripartenze, mentre l'Heracles che ha il possesso quasi sempre del pallone. Treglia ancora per Corrente, sembra un po' in debito ossigeno Corrente in questo frangente di gara, speso tanto nelle ultime azioni. Riso, pallone girato ancora però nella propria metà campo, il lancio lungo in avanti, Mella anticipato secco da Graziani, palla fuori. Ultimo tocco del vice capitano della città del Colleferro. Corrente ancora per Treglia, in avanti a cercare Mella, ancora Graziani, ringhia alle sue spalle, palla che finisce di nuovo al lato, la giocherà lo stesso Corrente sul posto per Treglia, tenta lo scavetto per anticipare l'avversario, non la fa in questo caso. Pallone a rimbalzo controllato aiuta tantissimo in questo caso per superare l'avversario. L'hai detto Giuseppe poco fa, Michele sembra in debito di ossigeno, infatti ha perso il secondo pallone consecutivo, forse ha già bisogno di rifiatare. L'inizio è stato comunque abbastanza positivo per entrambe le squadre, quindi azioni da una parte e dall'altra. Sta di fatto che le squadre comunque hanno fatto un'ora e mezza di riscaldamento praticamente, quindi non è facile farsi trovare pronti e soprattutto carichi anche mentalmente a un certo punto, perché il giocatore che attende tantissimo tempo l'inizio della gara rischia di scaricarsi mentalmente prima che essa inizia. Certo, sicuramente il ritardo dell'arbitro ha inciso negativamente sulla concentrazione e sulla possibile prestazione fisica dei giocatori in questo match. Treglia dialoga con Petrella un po' in affanno, infatti spara fuori il portiere, si comincia a scaldare con la Cicco. Vedremo il cambio attuato dalla panchina di casa. Noi ovviamente chiamiamo di casa la panchina di Città del Golfo perché è comunque per noi in casa, al di là che viene considerata poi come esterna. Corrente alla sovrapposizione di Graziano, nulla da fare, palla che termina fuori, rimessa che sarà ancora dei biancorossi. Corrente per Riso, la fa girare per Treglia, sovrapposizione ancora per Riso. Riso che ha buoni tocchi ma fin qui non si è ancora acceso. Corrente in avanti per Mella, citofonato al portiere il passaggio. Certo, l'assenza di Corona penalizza un po' nella velocità la squadra di casa, ma giustamente bisogna fare di necessità virtù, si gioca con tutta la squadra di solito. Sicuramente peserà l'assenza di Corona, che all'andata aveva segnato una doppietta, quest'oggi senza di lui Mella, Colacicco, Corrente dovranno trovare il modo di imbucare la difesa avversaria. Intanto abbiamo visto un'azione di Michele Corrente che poteva trovare la conclusione ma ha preferito un passaggio filtrante che è finito tra le braccia del portiere avversario. Intanto io notavo come Corrente spesso e volentieri chiami la giocata all'avversario, funzionano questi trucchetti sul campo. Sì, Michele è un giocatore molto più difensivo che offensivo e sicuramente in questo caso ce l'ha dimostrato. Quando l'avversario è in possesso di palla è capace di leggere spesso la giocata o il contromovimento e quindi riesce a fermare l'azione, come in questo caso. Infatti ottimo recupero di Corrente, dai bene lo stretto, lancio in avanti per Mella, a terra Mella, non riesce a controllare il pallone che torna praticamente dal portiere, pressing altissimo. Forse un braccio, si gira bene il numero 21 Misseri, va fuori Mella, dentro Colacicco, questo è il primo cambio, la squadra ospite, tanto Misseri anticipa la battuta, deve fischiare il direttore di gara. Dovrà giocarla il Colleferro per ripetere la battuta,
Colleferro che ha tutto il bisogno di scaricare il cronometro adesso. Infatti l'arbitro adesso viene subito a richiamare il numero 22 Merlo. Arbitro fiscale in questo caso, forse anche in maniera eccessiva, ma il regolamento è il regolamento, bisogna subito ripartire. Nel calcio a 5 è quello la cosa primaria, la velocità del gioco. Sicuramente abbiamo visto intanto uno spintone di Colacicco su Merlo. Comunque abbiamo visto i giocatori del Colleferro che cercano, come hai detto tu, di ottimizzare il tempo, però comunque il match è iniziato da poco, quindi dimostrano il loro timore del possibile svantaggio. La gara è ancora bloccata sullo 0-0 e quindi l'Heracles dovrà darsi una mossa. Pallone intanto gestito dai biancorossi, Treglia riesce ad evitare il pallone fuori, poi viene seguito da Graziano, riesce a ricominciare con la Cicco, Riso già verso il quarto di gioco, Riso la prova lui, non riesce a bucare la difesa del Colleferro, va Piacentini a recuperare la sfera, Piacentini la gioca per Padovani, poi Graziani, ancora Padovani, va il capitano, la gioca su Merlo, sale la difesa dell'Heracles che adesso sta attuando un pressing sulla mediana, intanto Petrella rischia in questo caso l'uscita. Splendida la chiusura di Petrella su Graziani che si era fatto trovare in un primo momento impreparato, ma poi con un'entrata con il piede riesce ad allontanare fortunosamente il pallone. Pallone che è ripartito. Notavo, Francesco, come il pressing si sia installato praticamente sulla linea mediana, quando a palla il Colleferro l'Heracles aspetta lì, anche perché magari prima non ce n'è bisogno al momento di andare a marcare. Sì, l'Heracles comunque è piazzato abbastanza alto spesso sul centrocampo, quindi diciamo che il possesso palla si viene gestito principalmente in quella zona di campo. Comunque da sottolineare la prima sostituzione di Colacicco, è entrato al posto di Mella. Mella ha fatto un ottimo lavoro al centro dell'attacco, ha gestito diversi palloni e adesso sta rifiatando. Tanto c'è un altro cambio, dentro Valerio, fuori Treglia. Tanto Riso chiede la distanza. Tanto c'è un piccolo battibecco al centro dell'area. Riso è dotato di un ottimo tiro, potrebbe anche provarla verso i pali. Tanto Merlo viene avvisato, il secondo richiamo ufficiale, potremmo dire così, da parte del direttore di gara sul giocatore. Colacicco è anche un giocatore che la mette certe volte sui nervi dell'avversario, è un attaccante che si fa notare. Riso la prova, impatta su Graziani che assaggia la potenza del tiro di Riso. In quei casi può fare anche male una pallonata. Certamente, questa è la terza conclusione dall'inizio del match di Riso, lo abbiamo detto, è probabilmente il giocatore che può incidere di più. In questo caso l'arbitro non fischia un rigore a favore dell'Heracles. Un fallo subito da Riso al limite dell'area. Rimasto a terra Riso, voleva forse la punizione ma l'arbitro non ha visto contatto, si rialza Riso, forse solo un colpo al fianco per lui, riuscirà comunque a ripetersi adesso, anche se lo vedo spedito verso la panchina. Vediamo se il cambio sarà concretizzato. Può rientrare Riso, era uscito di poco. Di solito nel calcio il giocatore deve uscire solo se entra lo staff medico. In questo caso Riso è andato fuori, non era entrato nessuno però. Sì, infatti non abbiamo ben capito la decisione dell'arbitro. Comunque in questa fase c'è nervosismo in campo. Prima le scaramucce tra Merlo e Colacicco, adesso le proteste di Riso, prima per il fallo e poi per la decisione dell'arbitro di farlo attendere fuori dal perimetro di gioco. Tanto adesso l'arbitro va a pescare Colacicco, lo ammonisce, cartellino giallo per lui,
Merlo si era lamentato per... ecco qui, arriva anche la munizione per Merlo. In questo caso l'arbitro prova a sedare gli animi di entrambi in questo modo, anche perché alla prossima si va fuori, si va tutti a riposo per questi due giocatori, sia Merlo che Colacicco ammoniti. L'abbiamo detto poco fa, erano nervosi, hanno fatto diversi falli e adesso pagano le spese entrambi per questo loro comportamento. Prima spanna la A di ammonito al referto accanto ai due nomi. Intanto il pallone lo gioca Padovani. Merlo, c'è Colacicco che intercetta, braccio attaccato. Bisogna indietreggiare nella battuta. Arbitro fiscale in questo caso. Portiere voleva il pallone. Fatto sta che al momento le due squadre stanno giocando tutte e due con un uomo in meno, perché sia Merlo che Colacicco sono più concentrati su di loro in questo frangente. Sicuramente non giova lo spettacolo e al vicinissimo al gol Michele Corrente, a tu per tu con il portiere avversario Piacentini, non riesce a mettere a segno questo gol. Pallone che finisce a fil di palo. Intanto ha ammonito anche il portiere perché ha allontanato il pallone. Ha ammonito il portiere perché non ha velocizzato le operazioni di ricominciare a giocare, le operazioni di ripresa del gioco. Due ammoniti del Colleferro, uno per l'Heracles Città del Golfo. Secondo me non tutti gli effettivi termineranno la partita se questo è il ritmo delle ammonizioni. Anche perché siamo al 18esimo, 12 minuti alla fine del primo giro di boa. Pallone giocato in avanti al Città del Colleferro, la chiusura di Corrente. Pallone di Merlo per il capitano, poi Colacicco non riesce a ripartire, trattenuto anche un po'. Sarà il capitano della squadra ospite Padovani a gestire il pallone, Graziani lo scambio tra i due, poi Merlo lancia in avanti a cercare lo scavetto, fa buona guardia Valerio, lascia filtrare il pallone, comodo per Petrella in questo caso. Corrente chiama l'uomo, è pronto ad entrare Supino, esce Corrente, un po' di ossigeno anche per lui. Supino porta a passaggio il pallone, da ultimo non può rischiare, infatti passaggio trova Valerio, domestico un pallone non facile. Colleferro che praticamente ha un pressing altissimo a tutto campo, invece al contrario dell'Heracles. Sì, il Colleferro ha tutte le intenzioni di tenere l'Heracles il più lontano possibile dalla propria area. L'Heracles continua a provare a gestire il pallone e a cercare qualche imbucata centrale. Per adesso però la gara è ancora bloccata sullo 0-0. Intanto Supino poco concentrato su questo pallone, chiamato il time out. Tutti in panca, in quel caso magari stai già pensando dove giocare il pallone e rischi che il pallone non arriva, nel senso che non riesce ad agganciarlo. Sì, in questo caso Supino non ha controllato bene il pallone, comunque lo dicevamo, le squadre sono nervose, dubito che se si continua di questo passo tutti quanti rimarranno in campo, probabilmente qualcuno potrebbe farsi la doccia prima del previsto. Ha tutto da gestire il Colleferro in questo frangente, lo 0-0 fa comodo alla squadra ospite. Sicuramente, ma anche perdere di un solo gol fino al 4-3, al possibile 4-3, può giovare comunque al Colleferro, che in questo momento ha tutte le intenzioni di gestire e perdere tempo. Lo conferma il fatto che hanno chiamato questo time out per ricaricare un po' le batterie. Tanto ha richiamato il giocatore dal direttore di gara, bisogna fischiare da parte del direttore di gara. Padovani, molto fiscale il direttore di gara in questo caso. Padovani, lancio lungo, aggancia Graziani, elegante nello stop ma non nel controllo, pallone che gli è scivolato via al numero 7 del Colleferro. Valerio per Supino, dai vai 3-2, provano a tirar fuori un uomo almeno per il Colleferro, cosa che non riesce al momento. Colacicco porta a passeggio il pallone, ciampa Supino, il tiro di Colacicco. Tanto l'arbitro qui chiama Supino e Graziano. Altri ammoniti?
ammonito Supino, ammonito Graziani, ammonito pure Di Luna in tribuna a questo punto, perché manca poco che questa gara diventi una corrida praticamente, tutta gialla. Fioccano le ammonizioni, già la quinta di questo match e siamo solo nel primo tempo, lo abbiamo detto, se si continua di questo passo probabilmente qualcuno si farà la doccia prima del previsto. Ma un po' strana la metrica di questo direttore arbitrale, sarà un po' arrabbiato magari per aver fatto un viaggio a vuoto a Colleferro, ma giustamente l'arbitro blocca tutto, visto un pallone fuori credo, o un fallo di squadra da parte dell'Heracles. Bisogna stare anche concentrati in questo caso, perché al quinto fallo ci sono i tiri in porta e quelli potrebbero incidere tantissimo su un risultato di 0-0. 2-2 il conto dei falli di squadra. 2-2, ci sono meno falli che ammoniti, potremmo dire così. Paradossale questa situazione, 4 falli fatti in questo match, 5 ammonizioni. Comunque il Colleferro riesce finalmente a gestire meglio il pallone rispetto alla prima fase, questo soprattutto grazie al capitano Padovani, che dei suoi è sicuramente a livello qualitativo il migliore. C'è fallo di Graziani in attacco, 3-2 adesso il compito dei falli. Supino munito poc'anzi per una reazione su un avversario, il lancio in avanti, Supino non ci arriva, era uscito a intimidire Piacentini, bravo nel scegliere l'uscita dai propri pali. Tanto la gioca Cacciotti, è entrato in campo da pochissimo, con lui anche il 96 Carinci. Due i cambi attuati nell'ultimo frangente da parte dell'allenatore della squadra ospite. Tanto fallo da parte dell'Heracles, si lamenta la panchina, ma giustamente. Siamo al 23° minuto di gioco, sicuramente un recupero che dovrà essere di 2-3 minuti. Fischio, dice il direttore di gara, Carinci sul pallone. Primo tempo non piacevolissimo, dovremmo dire così, eh? No, gara bloccata sullo 0-0, una partita giocata più sul piano fisico che su quello del gioco del possesso palla. Mi stupisce il cambio del Colleferro, è uscito Padovani che secondo me fino a quel momento era il migliore in campo per i suoi. Ossigeno per lui, potremmo definire così, anche perché la gara sarà bella che tirata, viste anche le poche rotazioni. Il Colleferro ha 5 uomini in panchina. Piacentini, il suo stop, la parata a chiudere l'avanzata dell'Heracles. Merlo, il passaggio per Graziani, prova a puntare con la Cicco, passaggio verso Cacciotti che deve recuperare, non riesce a centrare l'appuntamento con il pallone, sfera subito battuta per Riso, cercare Valerio, pronta la carta Monaco, anche Treglia pronta a subentrare. Supino punta la porta però non tira, passaggio ancora per Riso, si va a vedere con la Cicco in avanti, però Riso deve ripiegare all'indietro. Supino a Darman forte, anche Valerio, pallone consegnato al capitano, avanti a cercare Riso, il guizzo di Riso a cercare con le, ancora con la Cicco, serie di scambi per la squadra di casa che prova a sradicare la difesa. Arcigna del Colleferro, pallone toccato con un braccio da Cacciotti, quarto fallo. Si arriva adesso in zona pericolo per il Colleferro, perché dal prossimo il tiro è in porta diretto. Sì, si avvicina il momento del possibile tiro libero, in questo caso una posizione da distanza abbastanza ravvicinata, il destro di Riso o di Colacicco possono sicuramente far male, ma credo che andrà Colacicco, è abbastanza deciso sul pallone. Credo di sì, sarà Colacicco a tirare in porta, ma praticamente barriera nutritissima con il portiere tra i pali a formare la barriera. Colacicco all'indietro, Riso, fallo su Colacicco, anzi no, quinto fallo su Colacicco, c'è stato fallo, quindi adesso addirittura dovrebbe esserci il rigore, non so, non vedo bene se è in aria o fuori aria, ma è il quinto fallo comunque, fuori aria, quindi da lì potrà tirare Valerio.
Bravo con la Cicco, dal sesto fallo in poi si tira diretto. Bravo con la Cicco in questo caso a conquistarsi il pallone, posizione in questo caso anche posizione, perché lì sul secondo palo a creare interferenza. Valerio, va lui al tiro, pallone deviato, nulla da fare per Valerio, la barriera risponde presente ma rimane in pressing offensivo l'Heracles. Deve sbloccarla la squadra di casa in questo primo tempo, anche perché porterebbe a avere un'altra situazione nel secondo tempo. Pallone lanciato avanti, lunghissimo per Merlo, stop a seguire, supino, Valerio si prende il pallone, passaggio verso Riso che può conquistare meriti di campo, torna indietro, Merlo lo chiude, da qui in poi il Colleferro non può permettersi errori. Sicuramente in questa fase l'Heracles sta gestendo benissimo il pallone, ha avuto ben tre occasioni da gol, anche in questo caso con supino, splendido tiro che termina a fil di palo, ma anche la punizione precedente di Valerio deviata solo dalla punta del piede di Graziani, non è finito in rete il pallone. Tanto erroraccio in rilancio del Colleferro, non riesce a controllare supino il pallone, gli scappa via la sfera. Pallone rilanciato da Piacentini, di testa Treglia, subentrata a Valerio. Riso domestica il pallone, vuole ragionare l'azione. Treglia, ancora la squadra di casa. Treglia cercare con la Cicco, aggredito dal capitano del Colleferro, appena rientrato in campo Padovani, ha ripreso ossigeno e subito richiamato a giocare. Treglia per supino, ancora Riso, uno dei più presenti fin qui, non è mai uscito Riso. Treglia per supino, profondità per supino, pallone deviato, ci sarà ancora corner, diciamo Riso fin qui è l'unico giocatore che non è mai uscito. Fino adesso Riso è stato uno dei giocatori più incisivi dei suoi, dai suoi piedi passano le azioni più importanti, sicuramente il passaggio del turno dipenderà molto da lui. Ovviamente parliamo dell'Heracles, perché dall'altra parte Merlo non è mai uscito fin qui, gli altri hanno tutti ruotato, credo Graziani non sia uscito nella squadra Colleferro, sia Graziani che Merlo, proprio Graziani a intercettare il pallone, il lancio in avanti di Capitan Padovani, sfera che termina fuori, un po' nulla Carinci per arrivare su questo pallone, serie di giocatori in piedi, serie di cambi, va fuori Riso, entra Monaco, pronta ad entrare anche Monaco. Tanto pallone spedito fuori, rientrato Corrente, pronto anche Mella a rientrare in campo. E qui con la Cicco, rosso, rosso diretto per lui. Con la Cicco in questo caso perde la battaglia di nervi. Lo abbiamo detto poc'anzi Giuseppe, purtroppo troppo nervosismo in campo, vediamo anche Monaco nervoso. La partita purtroppo è stata gestita bene fino adesso, bene dal Colleferro, perché l'ha messa sul piano fisico, sul piano del nervosismo, l'Heracles doveva pensare solo a gestire bene il pallone e a non innervosirsi, invece non è andata così fino a questo momento, ma è ancora aperto il match, dovrà mettercela tutta il team di Corrente e Riso per rinquadrare questa situazione. Era pronto ad entrare Monaco, praticamente aveva la canotta pronta, e adesso ci sarà possibilità di chiudere il primo tempo senza danni del tiro libero e soprattutto magari con l'uomo in più, visto che siamo arrivati al trentesimo, l'uomo in più per il Colleferro, Merlo. Graziani pronto al tiro, va, traversa piena per lui, fa tremare la porta di Petrella, casca a terra Riso, Treglia spara fuori. In questo caso Graziani non ci ha pensato su due volte, ha fatto tremare i pali. Gran destro di Graziani, spedito direttamente sull'incrocio dei pali. Anche lui, uno dei migliori dei suoi, ancora al tiro Graziani, uno dei migliori del Colleferro insieme a Padovani. Inoltre è stato anche lui a causare l'espulsione di Colacicco, quindi fino a questo momento positivo sicuramente la sua prestazione. E intanto l'arbitro chiama la fine del primo tempo.
con l'Eracle che stava soffrendo, si alza, non ha alzato la bandiera bianca, ma termina il tempo a disposizione della squadra Colleferro per attaccare, si va a riposo, ma lo 0-0 che al momento penalizza la squadra di casa. Tutto pronto per iniziare il secondo tempo, sarà il Colleferro a giocare il pallone. Merlo Carinci, il capitano col numero 11, Padovani, Piacentini in porta, questi sono i giocatori in campo, e Graziani lì sulla fascia, mentre dall'altra parte l'Eracle con Treglia, Corrente, Riso, Petrella in porta e non vedo... Ah no, qui l'Eracle sta ancora smaltendo l'espulsione ovviamente di Colacicco, visto che è finita anzitempo la partita di Colacicco. Finito il tempo, bisogna comunque continuare a soffrire, potremmo dire così, con l'uomo in meno. Merlo cincisca un po' con il pallone in questo caso, lo porta a passeggio, propone in avanti Merlo. Può rientrare il giocatore intanto Mella. E qui l'arbitro ha ancora qualcosa da dire. Sarà il direttore di gara a segnalare a Mella quando potrà rientrare. Pallone ancora per Merlo. Apertura per Graziani. Sotto il pallone, la chiusura su Carinci, la parte di Petrella, può rientrare Mella, si ristabilisce la parità numerica adesso. Adesso si riaccende il match e l'Eracles dovrà far di tutto per segnare, perché in questo momento deve fare almeno due gol per passare il turno, quindi sicuramente dovrà essere più incisiva rispetto al primo tempo. Fino adesso la differenza l'hanno fatta l'esperienza di Padovani per il Colleferro e l'esuberanza di Graziani, dall'altra parte Riso e Corrente hanno gestito bene il pallone nel primo tempo. Dobbiamo vedere in questa seconda frazione di gioco se riusciranno a sbloccare il tabellino. 0-0, nessun gol segnato fin qui, ci sono andati tanti vicino ma nessuno ha saputo far muovere la rete dal verso giusto. Pallone giocato all'Eracle, Corrente per Treglia. Treglia gioca il pallone all'indietro ancora per Corrente, il passaggio a cercare Riso, dai e vai 3-2. Mella prova a puntare l'avversario, un buon Padovani per Colleferro, Riso, Mella, non si chiude il triangolo, ancora Mella per Corrente, va Darmanforte in avanti, all'indietro la giocata per Treglia, si è affiancato Mella, tiene il pallone da quest'altro lato, si propone Riso, Mella porta a passeggio il pallone, ancora Treglia, un po' al trotto in questo caso l'Eracle. Treglia è tutto solo, il passaggio in avanti del Corrente, stop a seguire, esce il portiere, magnifica ancora l'azione dell'Eracle che deve adesso cominciare a bussare in maniera più convincente sul pallone. Sì, lo sta facendo in questa fase di gioco, abbiamo visto un'altra azione di Michele Corrente ipnotizzato da Piacentini, il portiere del Colleferro, che blocca ancora il portiere. Secondo me, Giuseppe, l'entrata di Mella può dare una scossa all'inizio del match. Intanto un fallo su Michele Corrente. Dicevo, l'entrata di Mella può dare una scossa perché nella prima parte del match aveva fatto bene, ha recuperato diversi palloni, li ha protetti, ha fatto giocare bene la squadra e penso che adesso potrà dare una grande mano, un grande apporto all'Eracles. Era bello il pallone di Riso là avanti per Corrente, intanto Graziani elegante in questo stop, Corrente conquista la sfera, può puntare in avanti, passaggio ancora per Mella, Riso lascia sfilare Petrella, la gioca su Treglia, prova a prendere metri Treglia, il passaggio verso Riso, Riso cerca Mella, aggressivo su di lui Colleferro, pallone fuori. C'è il cambio, dentro Carinci, anzi dentro Cacciotti, fuori Carinci,
Graziani in avanti, Treglia prova l'accelerazione, Riso per Mella, Mella potrebbe tirare, lo fa, la parata di Piacentini, risponde presente. Si stanno cominciando a vedere parate in questo frangente, prima erano un po' mancate. Sì, si è aperto il match, abbiamo visto un'altra grande conclusione questa volta da parte di Yuri Mella, si è fatto trovare ancora pronto Piacentini che fino adesso è stato protagonista di una grande prestazione. Tanto pallone citofonato verso Petrella, può ripartire la squadra in maglia biancorossa mentre continua a scaldarsi Monaco. Non è ancora entrato Ferrara per la squadra di casa. Corrente in avanti a cercare Riso, l'appoggio per Mella, cerca il varco per tirare, fuori abbastanza lontano dai pali questo pallone, non ci sono deviazioni secondo il direttore di gara, non sono entrati né Ferrara e né Valente in questo frangente per la squadra biancorossa. Riso cerca compagni su cui smistare il pallone, giro palla porta però a Treglia, ancora Riso, Mella, passaggio in giro per Riso, prova a caricare il tiro, ci riesce, ancora abbondante al lato questo pallone di Riso, nessuna deviazione. In questa fase Giuseppe è solo Heracles, abbiamo visto due conclusioni di Mella, una di Riso, sicuramente l'Heracles sta gestendo bene il pallone, il Colleferro non riesce più a giocare e vedremo sicuramente continui attacchi da parte dell'Heracles nella parte finale del match. Sicuramente l'entrata di Mella ha dato una scossa. È vero che basta un 2-0 per vincere, ma giustamente bisogna segnarli i gol. Al momento è 0 il tabellino per entrambe le formazioni. Davanti per Riso, prova a puntare Riso, taglia Mella, non arriva puntuale sul pallone. Mancato di poco l'appuntamento, ma comunque l'ha mancato. E qui il portiere perde troppo tempo, l'arbitro esaurisce il tempo a sua disposizione. 4 secondi, dovrebbe essere addirittura cumulativo questo fallo, quindi dovrebbe salire a 3 nella quota falli il Città di Colleferro. Calcio e punizione comunque di seconda, quindi non è cumulativo in questo caso. Bisogna vedere il varco libero in questo caso, trovare la posizione. Tutti gli uomini sulla linea, Riso ha un buon tiro, potrebbe anche provarla. Pronto a partire Riso, l'appoggio, la bomba, impatta, poi spara altissimo. Praticamente una muraglia in porta. Eh sì, il Colleferro sta facendo quello che deve fare. Cerca di ottimizzare sempre il tempo, l'ha fatto sin dal primo tempo e lo sta facendo anche abbastanza bene. E difende la porta a spada tratta. Vediamo le continue conclusioni in questa fase di Riso e di Mella che stanno impensierendo il portiere del Colleferro. Però il risultato purtroppo è ancora bloccato sullo 0-0. Corrente, il passaggio non trova Riso. Adesso comincia a prendere un po' la frenesia l'Heracle, che vede il tempo passare senza creare danni, potremmo dire così, al Colleferro. Corrente per Treglia, adesso si tiene alta la squadra romana. Riso, si è allargata tutta la formazione. Treglia per Mella, pallone che non passa, fallo laterale. Riso subito per Mella, tutto chiuso. Mella in qualche modo riesce, anzi no, a suggerire su Petrella. Un po' di tranquillità mentale bisogna avere in questo caso, perché rischi di perdere la gara. Sì, l'Heracles nel primo tempo ha cercato di gestire il pallone con calma e lo ha fatto, ma non ha trovato il gol. Adesso con il passare dei minuti sicuramente è più frenetico e questo non giova sicuramente. L'importante è trovare la via del gol al più presto, perché ormai non manca molto e bisogna trovare almeno due reti per passare il turno. È pur vero che il 2-0 cambierebbe volto alla partita, perché a quel punto le due squadre dovrebbero giocare diversamente. Intanto Mella, pallone fuori,
forse non suo il tocco, ma il pallone era uscito. La ripartenza da parte di Padovani, avanti pallone che si perde nel vuoto, va fuori Treglia, va dentro Valerio. Un po' di fiato anche per Treglia prima del forcing finale. Valerio ancora corrente, scambia con Valerio, passaggio verso Mella, in qualche modo passa il pallone, corrente, si gira bene, supera gli avversari, la chiusura del portiere, ancora un'ottima parata di Piacentini. È il terzo intervento di Piacentini su Michele Corrente, sembra un duello dall'inizio del match tra i due, e Piacentini veramente autore di una grande prestazione, questa volta riesce a bloccare il pallone addirittura fra le gambe, anche fortunato il portiere, dobbiamo dirlo. Pallone fuori, in questo caso potrà giocarla in avanti il Colleferro, lo stop a seguire, in questo caso esce in qualche modo a domesticare il pallone, prova a scappare via numero 21 ospite Misseri, la chiusura di Riso, quella Misseri a giocare il pallone per Padovani. Carinci prova a nascondere il pallone a corrente, il dai e vai che non si concretizza, visto un fallo, direttore di gara. E qui Corrente rischia la munizione. Dovrà giocarla il Colleferro che non è per nulla la scivo, anzi mi aspettavo più una squadra arroccata in questo frangente. Invece sta dimostrando di non disdegnare le conclusioni a porta per ammazzare definitivamente la gara. Sì, confermo quello che hai detto, sta cercando anche di sfruttare le ripartenze, in questo caso un calcio di punizione importante che sul punto di battuta Graziani con il suo destro blocca comodamente Petrella. Però dicevamo, nel caso in cui il Colleferro dovesse trovare il gol, allora diventerebbe davvero difficile per l'Heracles riindirizzare il match per un eventuale passaggio. Corrente in avanti a cercare Monaco che è subentrata a Mella, Riso non ci arriva, Corrente ancora un'altra occasione pericolosissima. Però se a Colleferro potevamo dire che la squadra si era mangiata tantissimi gol, in questo caso stanno arrivando le azioni, ma è bravo anche il Colleferro a chiudere. Sì, i giocatori dell'Heracles stanno facendo quello che devono fare, Mella, Riso, Michele Corrente, stanno tirando in porta, solo che davanti a loro c'è una muraglia, una saracinesca. Piacentini sta dimostrando davvero di essere un grande portiere, perché in classe 94 fino adesso, e anche under, fino adesso è sempre riuscito a neutralizzare gli attacchi dell'Heracles. Tanto pallone che si perde fuori, lascia sfilare Petrella, la battuta per Corrente, vuole salire la squadra biancorossa. Monaco ancora dietro, dialoga con Valerio, Corrente in avanti a cercare Riso, uomo ovunque, Monaco, Valerio, il tiro, Piacentini para, poi di nuovo Corrente, questa volta murato, pallone all'indietro, Valerio, e che gol! Valerio al volo, come spesso non si vede, a smuovere un muro che si era formato lì davanti. Gol 1-0, e qui cambia un po' la partita. Gran gol, Giuseppe, lo abbiamo detto, l'Heracles meritava il vantaggio, ha tentato diverse conclusioni negli ultimi minuti e questa volta la perla di Valerio dalla tre quarti è riuscita a sbloccare il match. Adesso assisteremo a un altro tipo di partita, sicuramente l'Heracles in vantaggio deve trovare almeno un'altra rete, ma se ne vedranno delle belle da qui al finale, secondo me. Tanto viene richiamata la panchina dell'Heracles dal direttore di gara e credo sia stato espulso Macari, quindi ah no, non espulso, no, nulla da segnalare.
Pensavo per un'espulsione per un'esultanza è fin troppo. È vero che Spalletti docet, però fino a un certo punto. Intanto Misseri, fallo su di lui. Corrente ammonito, va a chiedere spiegazione al direttore di gara. Attenzione a non far diventare il cartellino rosso. Qui l'arbitro va di nuovo a richiamare Corrente. Vabbè, ci sono giornate sì e giornate no per tutti. Ancora la panchina, non bisogna perdere tempo. In questo caso l'Eracles sta perdendo tempo e questo non gioca a suo favore. Ma il fatto strano è che sono proprio i giocatori dell'Eracles che adesso stranamente sono nervosi, sia la panchina che i giocatori in campo, e invece dovrebbero sfruttare proprio in questa fase la situazione, dato che sono andati in vantaggio. Devono trovare la via del gol, devono stare calmi, soprattutto Michele Corrente che è in campo, deve trovare la serenità per gestire al meglio questa fase finale. Intanto l'arbitro prende appunti, sarà Merlo a giocarla. Terzo fallo per l'Eracles. Un fallo solo per il Colleferro. E intanto ammonito anche Valente. Calcio di punizione, si riuscirà a batterlo. Ce la faremo. Merlo, quasi regbistica la corsa. Taglia tutta l'area del campo, ma nulla da fare per lui, alto sulla traversa. E qui l'arbitro ha ancora qualcosa da dire a Macari, credo che questa volta lo abbia espulso. Espulso Macari. Non si gioca da quasi 5 minuti, praticamente è una gara bloccata. Si ricomincia adesso. Valerio, un gol per passare il turno per l'Eracle, che però deve un po' anticipare. Monaco, anzi Corrente, non riesce a superare l'avversario, azione pericolosa. Il tiro intanto da parte di Riso, altissimo, si infiammano gli animi. Di testa Valerio, Monaco, suo dribbling porta a passeggio gli avversari, pallone fuori, ultimo tocco di Misseri, dovrebbe essere così, palla fuori, arbitro che ha fatto un po' alzare i temi in questa partita. Eh sì, l'abbiamo visto, le continue ammonizioni, le espulsioni per Colacicco e per magari poi la gara è nervosa, in questa fase è confusa, ma l'Eracles continua a cercare senza sosta la via del gol. Tiro adesso di Valerio, ancora Monaco, palo incredibile, possibile 2-0 per l'Eracles che sta continuando a giocare bene, meriterebbe sicuramente il doppio vantaggio. Pallone per Graziani, porta a passeggio la sfera Padovani, passaggio per Misseri, buona la giocata Merlo, su di lui la chiusura tenace da parte di Valerio, riesce in qualche modo a uscire a testa alta, prova l'imbucata, nulla da fare. L'arbitro blocca tutto, c'è un fallo in partenza credo su Valerio, autore dell'unico gol che al momento decide la contesa. Pallone giocato per Riso, ancora indietro per Valerio, il capitano, il passaggio verso Monaco, porta a passeggio anche lui il pallone tentando di stanare il Colleferro che adesso si è chiuso a riccio nella propria metà campo. Valerio per supino, entrato in campo, il passaggio non da fare, ribattuto Riso, di solito non si usano quei passaggioni a tutto campo. Passaggio per Valerio, supino, bloccato il Colleferro, Monaco non riesce a superare l'avversario, il pallone si ferma, calcio di punizione, 3-3 il computo dei falli, sta soffrendo adesso il Colleferro. Il Colleferro si è chiuso completamente in fase difensiva, sta cercando di gestire
questo 1-0 che comunque anche questo svantaggio gli consentirebbe di passare il turno, ma c'è ancora abbastanza tempo per l'Heracles per trovare il secondo gol, e sfrutterà penso le ripartenze il Colleferro in questa fase di gara. Ma l'Heracles continua a gestire bene il pallone, si chiude il Colleferro, vediamo se in questi ultimi minuti riescono a trovare la via del gol. Allora lanciato in avanti, la chiusura, compiono i falli, 4-3 in avanti il Colleferro, passaggio verso Valerio, lo scambio per Supino, Valerio ancora in possesso di palla, allunga a cercare Monaco, lancio quasi da palla a mano, non è recuperato, ancora Valerio, lascia per Petrella, Riso può gestire il pallone, sulla stessa diagonale c'è Supino, anticipato da Merlo che dopo la prima ammunizione praticamente si è visto soprattutto con buone giocate, non più in contatti fisici. Sì, anche Merlo è stato autore di una buona prestazione, hanno giocato con intelligenza i giocatori del Colleferro, solo in questa fase stanno soffrendo, ma Graziani, Padovani, Merlo stanno facendo quello che devono fare, cercano di perdere il più possibile tempo, cercano di sfruttare le ripartenze, certo devono gestire bene in questa fase se non vogliono rischiare. Ma adesso Supino, palo, ancora al palo per l'Heracles, sfortunati davvero i ragazzi dell'Heracles. Almeno due i pali, Supino aveva salutato, era andato via, pronto ad andare a tirare, ma la porta risponde ancora no, Riso, Monaco potrebbe crossare, non ci riesce, non ci arriva neanche Supino, era riuscito nel passaggio in mezzo Monaco, pallone per il Colleferro, si accende ancora la gara, 20° minuto, Misseri gli ruba via il pallone Valerio, poi arriva anche Riso, uomo ovunque, Misseri, controllo difettoso in questo caso, palla che gli scappa via, sarà Riso a giocare il pallone, Misseri voleva la distanza, arriva la munizione per Misseri, facile prendersi la munizione in questo caso. Non era ammonito Misseri, era Merlo ammonito, non Misseri. Pallone per Riso, buttato giù, fallo da parte proprio di Misseri, quinto fallo. Valerio a dimostrare di avere un ottimo piede, sarà lui a calciare questo calcio di punizione verso la porta sicuramente. Valerio, il capitano della squadra, autore di un grandissimo gol che ha portato in vantaggio l'Heracles, adesso su questa punizione col suo destro può far male, parte sopra la traversa, non un gran tiro, gli si è alzato il pallone, non una battuta buona per Valerio. Merlo, il pallone è fuori per lui, Supino, la sua battuta per Monaco, ancora per Valerio, scambiano i due, si scalda anche corrente, pronto a rientrare in campo, non arriva questa volta Riso, chiama la calma ai suoi, da qui in poi il Colleferro deve stare attento, ma nel primo tempo ha dimostrato di saper gestire queste situazioni, anzi è andato praticamente quasi a gestire meglio il pallone quando era al quinto fallo il Colleferro. Sì, confermo quello che hai detto tu Giuseppe, mancano poco più di 5 minuti, tutto ancora può succedere, la gara è ferma sull'1-0 per l'Heracles, quindi tutto è ancora aperto. Pallone battuto, c'è fallo credo da parte di Riso, se non vado errato, sì è così, dovrà, penso sia controfallo per il Colleferro. Pallone che dovrà ripartire lì nella zona dove c'è già il numero 32 Cacciotti, anzi no, ci penserà il portiere, allora è a controfallo in questo caso. Valerio di testa anticipa l'avversario, pallone battuto, erroraccio in questo caso del Colleferro, Riso non può arrivarci, non riesce a imbastire l'azione, Cacciotti ancora la battuta all'indietro per Padovani, Merlo anticipato da Supino, pallone che però non è giocabile, sfera fuori, ribattuta che sarà ancora per la squadra in maglia bianca, Padovani, Graziani in avanti a cercare Merlo, arriva su di lui Valerio, pallone messo fuori da Merlo,
Il pallone per Riso, quasi ingestibile la gara di questo direttore di gara. Non ci piace parlare degli arbitri, ma in questo caso sembra che ci sia un terzo avversario in campo praticamente. La batte il portiere Piacentini. Padovani, lancio in avanti, Merlo questa volta domestica bene il pallone, arriva Supino, non riesce a rubare la sfera. Merlo ribattuto, Riso può partire in velocità, va quasi nell'uno contro uno, abbattuto, non c'è fallo. Merlo, battuta con Padovani, può ripartire Padovani, metri di campo, anzi Merlo, e qui arriva Riso e questa volta becca il calcione, ci sarà tiro libero per Riso. Merlo non l'aveva proprio visto, è uscito dal nulla Riso, adesso vuole la calma. Tiro libero per l'Heracles, mancano 5 minuti, adesso dovranno sfruttare anche queste situazioni nel caso in cui trovassero il gol, cambierebbe sicuramente la partita, perché l'Heracles potrebbe veramente trovarsi dall'altra parte, quindi poter passare il turno significherebbe aver raggiunto il risultato della giornata. Tanto fuori Supino, ispiratissimo quest'oggi, buone giocate, dentro corrente non da meno come giocatore. Valerio, la possibilità di firmare la doppietta, la possibilità di cambiare l'equilibrio di questa gara, di metterla in avanti per questa squadra. Valerio, palo, ancora il palo, dice no a questa Eracle che ci sta mettendo cuore e sangue quest'oggi. Non si può rimproverare nulla agli uomini biancorossi quest'oggi. Sì, meritano assolutamente il passaggio del turno, è incredibile, il terzo palo della giornata, oltre... E c'è il gol! Gol! Monaco la mette dentro! 2-0! Ha risposto presente su quel palo lungo! Dopo l'ennesimo palo, il quarto, trovano finalmente la rete che li porta sul 2-0. Monaco si fa trovare pronto dopo la conclusione di Riso. Adesso l'Heracles in vantaggio di due gol, le parti si invertiranno e dovrà gestire il pallone. Certo, adesso serve un'impresa al Colleferro che fino adesso ha dato pochissimi problemi a Petrella. Vediamo adesso come cambierà il match, come si giocherà questa partita. Sicuramente adesso cambia tutta la situazione, perché adesso è Colleferro che deve fare la gara, ma un gol punirebbe come l'Heracle. 27esimo, 3 minuti più recupero. 3 minuti più recupero. Non siamo noi a decidere, è il cronometro che lo sancisce. Ovviamente questo minuto aumenta, quindi praticamente si arriverà al 31esimo, 4 minuti, diciamo così, più recupero eventuale. Ovviamente l'Heracle vuole scaricare il cronometro su questo stato dei fatti. Colleferro invece è tutto al contrario. Però come cambia una gara? Magari passi 55 minuti a scaricare il cronometro e poi ti ritrovi che devi cercare di riportarlo in avanti negli ultimi tre. Sicuramente una beffa per il Colleferro che adesso, dopo aver difeso la propria porta per 57 minuti, si trova negli ultimi istanti della gara a dover trovare per forza il gol. Infatti il portiere non è più in porta, hanno inserito un altro giocatore, quindi il portiere è in movimento, ma adesso è cambiato totalmente la gara. Con il time out si recupera un altro minuto. Riso, pallone fuori, un buon pallone per lui, palla fuori, col portiere in movimento giochi tutto, perché praticamente adesso il Colleferro non ha più nulla da perdere, solo da guadagnare. Stanno giocando le ultime carte, sicuramente non si aspettavano di subire questa beffa proprio negli ultimi minuti, però l'Heracles, dobbiamo dirlo, lo meritava davvero, perché ha preso quattro pali, diverse occasioni neutralizzate da Piacentini. Tanto il pallone è giocato a Merlo, lui e Padovani scambiano, poi Graziani a mettersi sul discorso, ancora per Padovani, Graziani, passaggio verso Padovani, è chiuso a Riccio, Città del Golfo. Pallone giocato ancora da Graziani, siamo quasi al 29esimo, si arriverà al 31esimo, corrente, pallone che non parte, poi arriva Treglia, spazza fuori, non c'è nessun tocco, quindi ancora fuori, pallone per il Città del Golfo, 29esimo minuto, si arriverà al 31, Padovani per Merlo,
Merlo porta a passeggio la sfera, rischioso in alcuni frangenti, tanto c'è fallo commesso da parte di Treglia, quarto fallo cumulativo di squadra, attenzione anche a questo frangente. 29esimo e mezzo, il tiro, Petrella dice no a Graziani, ancora corner però, subito battuta indietro il pallone per Graziani, non si allontana dalla propria area di competenza l'Eracle. Graziani per Merlo, ha un buon tiro, non prova, ancora indietro, un minuto di recupero che parte fra 15 secondi, Graziani per Padovani, Merlo il tiro, la chiusura, Riso, vediamo se riesce a rubargli il tempo, non lo fare, Merlo tiene su il pallone, Padovani, il tocco di Treglia, rimessa laterale che aiuta l'Eracle a uscire, adesso può fare la voce grossa l'Eracle, Riso deve velocizzare la ripresa del gioco, pallone per Treglia, c'è Corrente, altissimo il Colleferro in pressing, Corrente lancia in avanti, Mella, c'è Graziani in porta, non torna Piacentini, la battuta che sarà ancora del Città del Golfo, Corrente in avanti per Mella, la gira, la parata di Graziani, 30 secondi ancora a giocare, c'è corner per l'Eracle vicino alla qualificazione, la battuta per Mella, controfallo, qui un'ingenuità che può costare cara. Ultima azione per il Colleferro, sicuramente andranno tutti dentro per cercare una deviazione, un tiro sporco per accorciare distanze e passare così il turno. Il tiro taglia la porta Graziani e finisce qui 2-0, qualificazione centrata, 2-0, Valente e Mella, Monaco. Una partita stupenda, una partita che l'Eracle ha fatto sua con tante difficoltà, ma è in questo caso che le squadre si formano, soprattutto all'inizio stagione. Sì Giuseppe, dobbiamo dirlo, veramente hanno meritato pienamente questo passaggio del turno, un 2-0 che ci sta, le continue occasioni, il pressing dei ragazzi dell'Eracles è stato veramente incisivo e meritano questo risultato e questo obiettivo raggiunto. Complimenti ai ragazzi dell'Eracles. Io ringrazio Francesco Di Luna, ringrazio Tiziana Palombi, terzo tempo potremmo dire così in campo, il saluto dei giocatori, 2-0, passa il turno il Città del Golfo. Siamo qui con Valerio e Michele Corrente, prestazione positiva per i ragazzi dell'Eracles, avete sofferto, passaggio del turno, meritatissimo sicuramente per quello che avete fatto, impressioni sul match? Abbiamo fatto una buona partita, sapevamo che comunque la partita non era facile visto anche il risultato dell'andata, l'abbiamo preparata durante la settimana con il mister, i risultati sono visti perché abbiamo giocato un buon futsal e fortunatamente siamo riusciti a ottenere quello che volevamo, il passaggio del turno. Valerio, hai trovato un grandissimo gol che ha sbloccato il match, un destro dalla tre quarti, sicuramente decisivo per questo passaggio del turno. È decisivo, sono state altre cose, abbiamo giocato benone, oggi meritavamo di vincere con più di due gol di scarto, abbiamo fatto una grande prestazione soprattutto a livello difensivo, quello che ci aveva chiesto il mister, perché all'andata avevamo preso 4 gol. E oggi invece siamo riusciti a trovare il gol grazie a me che ho tirato a volo, se no non si riusciva a sbloccare la partita, stavamo 0-0 e non riuscivamo a fare il gol. Poi è arrivato il 2-0, ci siamo qualificati, ora andremo avanti e testa al campionato. Certo, siete stati anche sfortunati nella prima fase di gioco perché avete trovato diversi pali e Piacentini, il portiere del Colleferro, che ha neutralizzato diverse conclusioni. Quali difficoltà avete trovato in questo match? Le difficoltà sono state comunque, essendo ancora alle prime battute della stagione, la squadra non si è amalgamata del tutto, ci vuole ancora tempo, quindi i meccanismi non funzionano ancora alla perfezione, ma con il tempo sono sicuro che riusciremo a ottenere grandissimi risultati. Quali sono i vostri obiettivi per questa stagione? Sicuramente arrivare lì sopra al campionato e fare una grande coppa, questo sarà il nostro obiettivo di quest'anno. Purtroppo siamo in tanti, il gruppo è nuovo, sanno alcuni che hanno giocato l'anno scorso con Cassio Club, quest'anno
stanno con l'Heracles, il gruppo dell'Heracles è ben compatto e noi dobbiamo farci trovare pronti quando il mister ci chiama. Siamo qui con il mister Tommasi, quest'oggi siete andati vicinissimi al raggiungimento dell'obiettivo, il passaggio del turno. Cos'è che non è bastato al Colleferro per raggiungere questo traguardo? Beh, diciamo che il primo tempo l'abbiamo anche giocato, è chiaro che la partita nostra è una partita orientata più a difenderci che ad attaccare, avendo il vantaggio della partita dell'andata. Primo tempo abbiamo tenuto bene, siamo stati in campo bene. Secondo tempo, chiaramente la squadra di casa, dovendo portare il risultato a casa, ci ha tenuti un po' più in pressione, più alti. Io non è che avevo tante soluzioni di cambio. Hanno trovato il vantaggio con un euro gol. Complimenti al giocatore che è riuscito a fare sta prodezza. E il peccato è stato che abbiamo preso il secondo a 3 minuti dalla fine. Insomma, noi la partita nostra dicevamo che era un po' quella, no? Dovevamo difenderci, cercare di mantenere il risultato. Una sconfitta non ci doveva stare, però se era 1-0 ci andava bene comunque. Abbiamo faticato troppo, magari, ripeto, rammarico, se avessimo preso il secondo gol un po' prima forse avremmo provato a giocarcela diversamente, però così a 3 minuti dalla fine. Io devo fare i complimenti all'Heracles perché ha fatto veramente una partita determinata. I miei ragazzi, tanto di cappello, perché non eravamo in tanti, l'avete visto, in distinta eravamo scarsi 10, quindi va bene così. Quali sono i vostri obiettivi stagionali? Che campionato si aspetta dal Colleferro? Ma io mi auguro di portare a casa una buona salvezza, dignitosa, decorosa, magari non tirata fino alla fine, anche se il nostro campionato è un campionato veramente, ma veramente complicato quest'anno, perché ci sono squadre attrezzatissime, quindi sarà un po' difficile, però io confido in questo gruppo di ragazzi che sono il 70% sono nuovi, gente che non ci stava con me l'anno scorso, e possiamo solo che migliorare. Insomma, voglio dire, io sono contento, il risultato ci condanna, però ci abbiamo perso, non siamo passati per una stretta misura, quindi alla fine. E poi abbiamo, lo devo dire, avuto questo svantaggio di giocare la prima da noi, invece dovevamo venire qui e giocarci il ritorno da noi. Io sono convinto che se fosse successo questo forse poteva andare un po' diversamente, però vabbè, la palla è rotonda, i campi sono questi. Ripeto, complimenti all'Heracles. Noi le auguriamo il meglio e le facciamo un grande in bocca al lupo. Grazie a voi, buon lavoro.